Buona serata e ben ritrovati amici di Caffè TG24. In apertura andiamo subito a Morsano al Tagliamento. Un uomo è stato travolto da una ruspa. Si tratta di un infortunio infatti sul lavoro mortale in un cantiere stradale per la realizzazione della rete fognaria in via Feletti a Morsano al Tagliamento. Un autotrasportatore, stando ai primi accertamenti in corso di verifica da parte dei carabinieri, è stato travolto da un'escavatrice. La vittima è Andrea Tomasini, 53 anni, residente a Vivaro ed era dipendente della ditta Ghiaia di Colfosco di Susegana, provincia di Treviso. L'uomo era in un autotrasportatore che aveva appena consegnato un camion di terra. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Andrea Tomasini era appena sceso dal suo mezzo quando è stato centrato al capo da una macchina operatrice il cui manovratore era convinto di avere il campo libero, non essendo prevista la presenza di persone in quella zona del cantiere. Sul posto, allertati dai colleghi di lavoro, l'elisoccorso ma anche un'ambulanza del 118 per le prime cure all'uomo, ma l'uomo purtroppo era già deceduto. Non c'è stato più nulla da fare. Da questa tragica notizia accaduta a Morsano invece andiamo a Fontana Fredda. Ancora cronaca perché ladri ancora in azione. A Fontana Fredda infatti è stato fatto saltare il bancomat della cassa di risparmio. Il colpo nella notte, nella filiale di Via Friuli, il bottino in fase di quantificazioni. Ad ogni modo ingenti i danni. Vediamo tutto nel servizio di apertura. Colpo grosso nella scorsa notte ai danni della filiale di Fontana Fredda in via Friuli della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. È stato fatto saltare il bancomat posto all'interno dell'istituto di credito, un colpo fulmineo. I banditi si sono allontanati velocemente dal teatro d'azione a bordo di un'auto, facendo perdere le tracce e lasciando dietro di loro uno scenario quasi da guerra, porte sfondate ammazzate e un cumulo di macerie frammiste a pezzi metallici fumanti, ciò che rimaneva dell'apparecchiatura distrutta dall'esplosione. Lo spostamento d'aria conseguente all'esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti della via e nelle zone vicine. Il boato è stato udito a centinaia di metri di distanza. Ancora da quantificare il bottino, ingente, il conto dei danni. Indagano i carabinieri. Ci occupiamo ancora di ladri e di furti, questa volta ci spostiamo a Fiumicello, un furto però fallito, andato male, di motori alla nautica, un tentato quindi furto che è avvenuto la scorsa notte all'associazione nautica Palazzato di Fiumicello, all'altezza del ponte di Fossalon, poco distante dal ristorante al ponte. Molto probabilmente si tratta della stessa banda che nella notte tra il 10 e 11 dicembre aveva preso di mira anche le imbarcazioni dei soci della Nautisette di Aquileia. A denunciare il fatto è stato Daniele Verzegnò, il presidente della Nautica Palazzato, che conta ben 250 soci. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, racconta Verzegnassi, comprensibilmente amareggiato. Verso l'una sono stato chiamato al telefono dalla vigilanza. L'agente di turno aveva notato alcuni motori che, dopo essere stati tolti dalle barche, erano stati appoggiati a terra, pronti per essere rubati. Sicuramente è stata proprio la vigilanza a disturbare i malviventi che, per entrare, hanno anche tagliato la recinzione esterna. Verzegnassi riferisce che i danni sono comunque ingenti, sono stati tranciati infatti i cavi dei motori per quattro barche, si parla di circa 1000 euro per imbarcazione, quindi decisamente non poco. I soliti ignoti hanno anche visitato sei altri scafi nel tentativo di arraffare oggetti di vario genere. Qualcosa li ha sicuramente disturbati, ma non si sa ancora cosa, dice Verzegnassi. Non siamo ancora riusciti a contattare tutti i proprietari delle barche, ad ogni modo non credo si tratti di oggetti di grande valore. Purtroppo non è la prima volta che si verifica una cosa simile. I furti di motori fuori bordo sono ormai all'ordine del giorno. Gli uomini dell'arma fanno di tutto quello che possono, ma il personale a disposizione è sempre meno. Per quanto ci riguarda, abbiamo installato le telecamere, ma non riescono a coprire tutta la zona. Ed ora invece Friuli Venezia Giulia. Ci occupiamo della situazione e dei disagi che sono in corso riguardo ai treni, quindi all'azienda Trenitalia. Disagi e ritardi sui binari, la regione ha multato Trenitalia. Coincidenze saltate anche ieri, di cui vi abbiamo anche già parlato, e il caos all'avvio del nuovo orario cadenzato. I pendolari scrivono alla Serracchiani e chiedono interventi immediati. Vediamo. Vergogna! 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 Inaccettabili i disservizi con il nuovo orario. La regione non solo ha il rispetto degli impegni, ma ha già comunicato l'intenzione di multare Trenitalia per i servizi non adeguatamente resi.
A 3 giorni dall'avvio dell'orario cadenzato, fra un susseguirsi di disagi e una fiocare di proteste dei pendolari, la Regione già prende provvedimenti. E l'assessora regionale alla mobilità, Maria Grazia Santoro, a intervenire, oltre a chiedere a Trenitalia, ha annunciato l'immediato rispetto dei miglioramenti prospettati in termini di composizione dei treni e la perfetta efficienza del materiale rotabile, aspetto su cui si registra la massima criticità, al fine di poter valutare il nuovo orario per la sua reale efficacia e non per i disservizi che nulla hanno a che fare con l'orario, ma con gli adempimenti che Trenitalia deve verso la Regione e verso i suoi cittadini. La Regione ha già comunicato l'intenzione di applicare le penali e decurtazioni di compenso contrattuale per tutti i servizi non adeguatamente resi. Alla fine delle prime giornate di rodaggio, che hanno fatto inferocire i più, i pendolari hanno deciso di scrivere all'assessore Maria Grazia Santoro, alla presidente Deborah Saracchiani, alla direzione del Friuli Venezia Giulia di Trenitalia e all'ufficio mobilità della Regione, segnalando i disservizi riscontrati lunedì, ma anche l'altro giorno, sulla Tarvisio Udine Trieste. Lunedì, su 22 treni circolanti sulla linea, si sono registrati 8 ritardi superiori ai 10 minuti. Più di un treno su 3 ha maturato un ritardo al di sopra degli standard contrattuali. La reazione della Regione non si è fatta attendere. L'assessore Santoro ha evidenziato a Trenitalia i disservizi registrati nei primi 2 giorni. I numerosi ritardi nella fascia oraria dei pendolari hanno compromesso la possibilità per studenti e lavoratori di entrare nei luoghi di studio e di lavoro in orario, spesso facendo perdere loro le coincidenze, osserva l'assessore. È inaccettabile e grave che la composizione dei treni non rispecchi quella prospettata per il nuovo orario e nemmeno quella attualmente contrattualizzata, che prevede un numero di carrozze variabili da un minimo di 6 a un massimo di 8, mentre in questi giorni l'utenza è costretta a viaggiare anche su convogli di 4-5 carrozze, costringendo molti viaggiatori a stare in piedi e in spazi angusti. Ed ora ci occupiamo di sanità, di tagli, come spesso facciamo in queste edizioni. Abbiamo incontrato a tal proposito l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca in merito appunto alla politica della Regione Friuli Venezia Giulia per tagli e bilanci nella sanità. Abbiamo chiesto all'assessore come può la Regione reagire a queste situazioni. Sentiamo. Assessore Telesca, in questi giorni anche la nostra televisione sta dando numerose notizie riguardo i tagli, bilanci, ma anche contenimento delle spese, in particolare la sanità in Friuli Venezia Giulia. Cosa fa la Regione in vista di tutto questo? Il punto essenziale è che comunque partiamo da un contenimento delle risorse rispetto agli anni precedenti, però cerchiamo di muoverci evitando la logica dei tagli lineari in una cornice anche normativa nazionale che prevede che si debbano fare alcune cose come il contenimento delle spese sui contratti di beni e servizi, sul personale e sui posti letto per acuti. Stiamo seguendo il percorso delle aziende che dovranno per forza chiudere comunque i bilanci di previsione entro il 31/12 di quest'anno. Stiamo cercando di guidarle verso un nuovo sistema, diciamo così, di gestione dei bilanci che vada sul contenimento delle spese, ma lavorando soprattutto sugli sprechi e non sui tagli ai servizi. È evidente che quando c'è un cambiamento così importante di rotta e comunque con sicuramente un cospicuo e significativa diminuzione di risorse, i problemi possono emergere. Ma io mi sentirei di tranquillizzare, perché le preoccupazioni sono sulle modifiche strutturali di alcuni sistemi, preoccupazioni di chiusura di ospedali. Io mi sentirei di rassicurare, noi faremo una riforma dove abbiamo detto che ci sarà una riconversione delle funzioni di alcune strutture, ma non è questo il momento, questo è solo e semplicemente, è importante, ma è il momento tecnico di costruzione dei bilanci per l'anno 2014. Ed uno spazio per le famiglie è previsto? Assolutamente sì, questo fa parte dei finanziamenti che abbiamo messo nel sociale, pur in un momento difficile come questo abbiamo comunque finanziato il capitolo dell'associazionismo familiare con 600.000 euro per dimostrare l'attenzione che abbiamo su questo tipo di attività, che è molto importante, soprattutto in alcune aree territoriali e che dà una mano forte nell'aiuto sociale alle famiglie. Dopo le parole dell'assessore Telesca andiamo invece a Codroipo. Buone notizie, perché apre finalmente l'ottagono. Aprirà finalmente le porte al pubblico. Dopo 3 anni di attesa sarà fruibile anche dalla cittadinanza l'ottagono, ovvero il centro giovanile realizzato nell'ex palazzo delle aste del bestiame. La giunta Marchetti ha infatti dato l'ok nella sua ultima seduta al progetto esecutivo per il terzo lotto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio. Ultimo atto dell'iter che porterà a dare il via a una serie
serie di opere, come affermato anche dall'assessore Giancarlo Bianchini, riguardanti impianti di illuminazione, videoproiezione, ma anche amplificazione, tutta una serie di interventi necessari per adeguare la struttura alla sicurezza antincendio e dunque consentire anche l'accesso a circa un centinaio di persone. Nei primi mesi del nuovo anno si procederà con la gara d'appalto. L'associazione culturale L'Ottagono, che riunisce le attività di diversi gruppi, ovvero il circolo culturale Lumière, Controluce, la scuola di musica Città di Codroipo o ad esempio anche la Summer Music, oppure la Ratatouille e la Flabby Face, potrà finalmente avere a disposizione una struttura completa e adeguata alle norme per presentare al pubblico le proprie produzioni culturali. Dalle buone notizie di Codroipo ci spostiamo invece in provincia di Pordenone, andiamo a Sacile. Tagli ancora per quanto riguarda l'ospedale. Scatta la mobilitazione. Una delegazione di cittadini ha incontrato i vertici della sanità provinciale. Che fine farà il decantato modello Sacile? Questa è la domanda che si sono posti. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Partito ufficialmente ieri a Sacile, dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi, la mobilitazione per salvare le residue funzioni ospedaliere. Nella sede di Via Ettoreo, una delegazione composta da rappresentanti dell'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, della Lista Civica Sacile Partecipata e Sostenibile, del sindaco Will Pensionati e dai cittadini, ha incontrato il primario Giorgio Siro Carniello, responsabile della locale sede ospedaliera, e il direttore del distretto sanitario Ovest, Antonio Gabrielli. Censurata al riguardo l'assenza del neodirettore generale dell'azienda ospedaliera pordenonese Paolo Bordon, seppure invitato. Strali sono stati rivolti inoltre alla dirigenza del Santa Maria degli Angeli per la poca trasparenza rispetto a una materia tanto delicata come quella della pianificazione di posti letto, servizi e reparti. Nel complesso è emersa una forte preoccupazione per i tagli ipotizzati e per quelli futuribili. Ci si chiede in proposito che fine farà il cosiddetto modello Sacile, tanto decantato ma mai ufficializzato a livello regionale. Ci sono perplessità in particolare per la riabilitazione intensiva. Solo 2 anni fa è stato sottolineato, Sacile sembrava destinata a ripercorrere la strada di Mota di Livenza e oggi rischia di trovarsi con un pugno di mosche, nonostante l'impegno, le risorse e messe in campo. Chi rema contro? È stato questo l'interrogativo sollevato. Solo Pordenone o magari c'è lo zampino di Spilimbergo per il quale si annunciano tempi difficili alla luce dei nuovi provvedimenti governativi? I cittadini, inoltre, è stato sottolineato, sono scontenti anche dei servizi territoriali per cui il distretto e l'azienda sanitaria devono darsi una mossa. Sia chiaro, commenta l'ex consigliere comunale Luigi Zoccolan, che oggi non staremo con le mani in mano a farci massacrare. In primis chiediamo trasparenza e verità. Con le ultime novità dall'ospedale di Sacile abbiamo concluso l'edizione di oggi. Ora però vi lascio alle previsioni meteo per la giornata di domani. Vi ricordo i nostri contatti: fvg@caffetv24.it, ma siamo sempre raggiungibili anche telefonicamente al numero 0431 47 6121. Non mi resta quindi che ricordarvi i nostri appuntamenti. Le nostre edizioni infatti sono quelle delle 19.25 e la seconda edizione 23.55. Grazie per aver scelto l'informazione di Caffè TG24. Al prossimo appuntamento. La perturbazione atlantica che ieri ha raggiunto il nord interessa anche parte del centro con piogge deboli. Entriamo nel dettaglio grafico. Al nord cieli molto nuvolosi con iniziali precipitazioni molto forti. Attenzione sulla Liguria, altrove pioverà meno intensamente. Neve diffusa sui monti. Al centro molto nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge, specie sulle coste, ma generalmente di debole o moderata intensità. Dal pomeriggio giungono piogge anche, eccola qua, sulla Sardegna orientale, nuvoloso altrove ma sarà più asciutto. Raggiungiamo le regioni meridionali dove sarà presente anche qui, vedete, una certa nuvolosità ma non darà alcuna precipitazione se non qualche occasionale piovasco in tarda serata sulla Sicilia sud orientale. Neve sulle Alpi a quote superiori ai 1000, vedete 1000-1200 metri, locale sugli Appennini sopra i 1600 metri.
venti tutti meridionali, moderati sul Tirreno e basso Adriatico. Minime in deciso aumento grazie ai venti meridionali tra 1 e 8 gradi al nord, 4-10 gradi al centro e fino a 11 gradi al sud. Di giorno prevediamo 4-12 gradi al nord, 9-14 gradi al centro e fino a 16 gradi al sud, anche 17-18 gradi sulle isole maggiori.